drop, let me see you scrub it. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qua sempre su Farming Simulator 15 per una nuova puntata della serie Holzhausen e oggi siamo in compagnia di Nicky Cado. Ciao a tutti. E Roberto. Ciao a tutti. Bene, allora oggi andremo a fare un po' di svendita e di a nuovi acquisti. Intanto loro dovrebbero arrivare con la trebbia e la barra, in teoria. Io li sto aspettando qua al negozio. Speriamo che arrivano non in ritardo. Ma Arriviamo. Arrivano, ma boh. Tutti in strada. Ecco, basta che non prendete qualche macchina sotto che poi dovevo pagare, che già siamo... Non gira nessuno, in teoria non gira nessuno adesso. Ecco. Però E noi siamo qua che stiamo aspettando, eccoli qua che stanno arrivando, Roberto e Nicola, anzi Nicky, non Nicola, mi sbaglio sempre. Guarda che mette la freccia, strano. Attenzione, siete arrivo, in un incrocio, attenzione, occhio. Arrivo, si è bloccato farming, capperi. Qua che adesso si sblocca mi ritrovo dall'altra parte della mappa. Aia. Eccomi, vai, gira, bravo. Attenzione al pilastro, ma a parte che non c'è il coso, credo. Non c'è la collision. Ma dove ce l'hai fatta, grande, boh. No, bene, come vedete Roberto è un bravo guidatore, anche se sta laggando un po', ma è sempre bravo. Scarica giù la barra. Ecco, scarica prima giù la barra prima di vendere la cosa. Che il carro ci serve. Così porto il sciame a casa. Bene, come vedete abbiamo anche già venduto un po' di frumento qua e anche di orzo. E ci sono dei campi già seminati, se non sbaglio. Sì, eccoli qua. C'è il 16, il 18 e il 19 pronti, solo da trebbiare. Anche il 4, se non sbaglio. No, il 4 non c'è più. L'ho già trebbiato. E niente, quindi boh. Beh, dov'è che... Ah, eccolo qua. È sparito un attimo. Sempre se ce la fa, che... cosa suoni che io sono qua, se mi metti sotto che... ti devi pagarmi i danni, No, perché c'ho l'assicurazione, comunque se muoio non è che mi assicurano di sicuro. Comunque devi fare testamento prima di morire. Comunque non so chi è il proprietario del negozio, ma ha messo su una bellissima tenda davanti all'entrata. Dove? Non vedo niente, aspetta, dove? Questa entrata. Ha messo su una bellissima tenda. Ma quale dici, questa? Tenda, questo pezzo di plastica. Ah, ma qua dici. Ah, bom. Quale, questa qua? Quella... Tino. Ha messo su un bel pezzo, un bel tocchettino de coso. Ah, ho capito, sì. Bene, allora. Ce la facciamo. Aspetta, entro io sulla trebbia, va? Facciamo prima. Visto che io non lago tanto, anzi non lago proprio per niente, quindi... Beh, ostia. No, io sono graziato, Oh, però sono... ho frenato proprio giusto. Impara a guidare. Vabbè, ma che qua... Chi è che ti ha dato la patente? Me l'ha data... l'ho presa nell'ovetto Kinder. te l'ha data Guido Maluccio? Sì, me l'ha data lui. Io vado. Bravo, vai in farm, va? E io... Vengo col case. Aspetta, adesso come faccio a vendere se c'è la barra in mezzo? Ah, no, aspetta, eccola qua. Vai, ottimo. Venduto tutto. Vado a prendere l'altro io. No, aspetta, l'altra case non la vendiamo. No, la barra, dico. Ah, la barra, sì, giusto. La porto io. La barra, tanto c'è l'altra case, usiamo l'altra, aspetta, vengo io con la case qua. Sto arrivando io con la case. Vengo a attaccarla. Poi ragazzi, dopo ci sarà un nuovo acquisto. Andremo
con anche un venditore molto molto bravo che ci farà un bello sconto. Ma Speriamo, dai. speriamo. Bisogna adesso con tutta questa crisi che c'è, bisogna Infatti c'è tanta crisi, cerca guarda. di risparmiare più che puoi, mi raccomando. Ma Siamo già sui 6 guarda, milioni, però comunque qua no, la crisi sì c'è, ma non si fa sentire. ma noi siamo imprenditori. sì. Oh, Arma, Ehi. mi ha appena contattato il rivenditore Sì. e mi ha detto che ha già un bello sconto per te. Buono, buono. Boh, allora dopo lo sento, mi dai il numero e lo chiamo. Poi te lo passo, Adesso sto ci sono tirando il tutti. case con la barra, anche se non gli Sì, fa niente. stavamo parlando di crisi, ma vai sui spacchi vetri dei case, tutto In andare, non ho effetti. capito. Aspetta, Nicola, vieni qua. Dove? Vieni davanti a me, sennò come cavolo faccio a caricare la cosa? Che qua c'è le piante, quelle seminate sottoterra. E se noi sì, Sì, che buonanotte. c'è? E se noi vendiamo questa barra invece di caricarla l'altra? Quale è quella barra? Ah, giusto, è vero, quella lì l'ho già caricata, è vero. Che stupido. Appunto, per quello Vabbè, che dicevo di vai, vai. In arrivare. effetti. Stai avendo Perché non mi ricordavo terremoto? più che l'avevo caricata io. Aspetta, che cavolo fa? Ah, ho cliccato il tasto di cambio coso. LOL, che mona che sono, aspetta. Oh, ce la faccio o no? Sbaglio sempre a prendere la trebbia. Ah, Fatta lag che mi ha dato. Aspetta, ci sono io, scusa. ci sei te. Ecco. Vai, Io vai, vai. Vai continuavo a adesso. girare i mezzi. LOL. C'eri te Ecco, io dentro, continuo ecco il perché mio non la lavoro trovo. adesso. Va, ok. Boh, scaricata. Adesso la portiamo qua. Bene ragazzi, eccoci qua. Noi stiamo aspettando il nostro venditore di fiducia che sta arrivando. Ha detto che ci porterà una buona offerta, da come mi ha detto prima. Che l'ho sentito via telefono, però non sono riuscito a sentirlo bene, cioè, ho sentito velocemente, mi ha detto che mi fa un'ottima offerta e mi porterà una Erano le bella. linee che prendevano male. Sì, anche. Arriva tutto sparato. Lo conosco già questo qua, sai? Può darsi che sia quel nostro amico Laniki, sai? Quello là che ci aveva già venduto quella barra per 50 euro. Ah, sì. Buongiorno. Ehi! Allora, Come va? sono Tutto bene? offerta. Sto a posto, dai. Boh, boh. Poi. Bene, bene, tutto bene, a posto, soldi ne abbiamo, quindi sputa via il rospo delle Se ne offerte, danno di vai, di questi che penso tutto. io all'azienda. Vai, di tutto, se hai delle offerte, dimmi come mi avevi già detto. Allora, vi avevo già. Ci eravamo già sentiti prima al Sì, telefono per per telefono, quell'offerta di sì. quella trebbia nuova. Ho visto che sei un mio caro amico, ti faccio un'offerta visto che sei anche tanto Vai. un'offerta ogni tanto ci Sì, sta vai, spara. anche. Allora, adesso ti faccio subito un'offerta. Allora, lei che cosa aveva ordinato? Allora, volevo una trebbia della Case, primo. Marca Case, quello sì. Poi non so che modello voleva farmi lei. Mi aveva detto Io le che mi faceva una sorpresa. faccio. Sì, ce l'ho. Ok, questa qui può andare. Allora, se lei mi aspetta qui, gliela vado a prendere, se vuole. Se no, Ok, sì, aspetti io qualche l'aspetto, giorno che c'ho forse. tutto il tempo che vuole. E adesso vado a prenderla. Bene, bene. Ah, e non va con la Jeep, va a piedi? Sì, perché se no la Jeep tocca lasciarla là, però Ah, poi. beh, bon, bon, ok, boh. Vada, vada pure, vada. Io l'aspetto qua. Se arriverà questo qua, mi sa che mi ha fregato. Però. Ai ai, vedo qualcosa. Cosa sarà mai? Che roba, mi arriva con sta trebbia. Gli avevo detto una roba misera. Ma invece mi ha portato un gioiellino proprio. Azzo, guarda che ero attento che mi rovini anche Buongiorno, già la arrivo, barra. arrivo.
Guardi, le faccio anche intento di non rovinare la sua nuova sorpresa. Ecco. Guardi, Va, parcheggiato va anche che fin roba, va, dritti. mamma mia. Bellissima, Guardi, eccola qua. nuova, vero? Nuova di pacca, Nuova di appena pacca, uscita mamma dal mia. concessionario. E a quanto me la fa, ha detto? Allora, il suo costo totale costerebbe 380.000. Ma Però perché voglio un'offerta così gliela faccio a 220.000. Sì, mi può interessare, va bene. Ok, Ovviamente accetto l'offerta, vai. Sì, 220.000 euro, ovviamente. ah, va bene, quello. Poi la barra, vabbè, la barra la mette in conto. No, la barra è un regalo. La barra del regalo, boh. Grazie, bellissima offerta, Guarda, bravo. se mi Bon, bon. basta Sì, due firmeremo, anzi, vado firme. subito. Ecco. Aspetti che firmo. D'accordo. Eccole, le ho trovate. Firmo un attimo. Io preparo, Boh, ho prendo firmato le già carte. le Lei carte in può. macchina. Guarda, io le ho già portate, le ho appena portate in macchina, così quando vanno in ufficio gliele do alla signora che dopo tutto Boh. l'assicurazione, così dopo lei Bon, già tutto a ok. posto. Boh, grazie. Bene, allora. Quindi. Allora, com'è andato sto acquisto? Va bene, è andato bene. Adesso Ti ha credo fatto se un ne po' di vada, sconto? giusto? Se ne sta andando? Aspetta, si sta rovinando anche la macchina, oi. Guarda che quella, cos'è, cinese? Può darsi. È Cinese si tutto cinese qua. Speriamo che anche la trebbia non sia cinese. Aspetta che controllo, marca. Ah, ecco perché ti ha fatto lo No, sconto allora. no, no, Ti ha no, no, fatto no, no, cioè, ho perché guarda che controllato, allora. è tutta pura made in America. Quindi bombo. Beh dai. Vuoi venire a vedere Niki il nuovo acquisto? Sì, dai che vengo. Beh, il nostro venditore se n'è appena andato, ma ci ha fatto un'ottima offerta, quindi. Ah, bene, bene. Arrivo, eh. Sì, vai, vai pure, tanto io me la sto guardando se c'è ancora dei dettagli, qualcosa. Gli ho aggiunto anche una vaschetta per l'olio, che roba. Allora com'è andato sto acquisto, Arno? Bene, bene, il venditore è stato cordiale, bravo. Bene. Bon, bon. Sì, mi ha fatto Adesso, guarda, un'offerta ti proprio da ripeto. Dio, 120.000 più bar in regalo, tutto compreso, accessori, tutto. Comunque io finché stavo facendo due, tre, stavo pulendo qui il camion, stavo dando un controllo dell'olio Vai, del camion. sì. Automaticamente si è il CB del camion, lì la radiolina, Sì. si è sincronizzata sulla tre. Sul CB della trebbia, perché lì mi ha chiamato lui prima che mi ha detto che ha fatto anche un regalo, vi ha messo sul CB della trebbia, lì la Ah, ho radiolina capito, ho con gli capito. altri Sì, avevo sentito pezzi. qualcosa prima, Allora ma non ero sicuro. Comunque sì. Ecco. ho sentito tutto di quello che ha detto. Io sono Hai visto rimasto Nicola? Che anch'io. bella. Minchia, è Madò. una roba. Comunque, cosa stavi dicendo, Roberto? Sono rimasto a bocca aperta dall'offerta che vi ha fatto Sì. perché non pensavo mica che vi faceva un'offerta così Madò, bassa. quasi meno della metà, se non sbaglio. Ah, 220.000? Un No, po'. 120.000, non 220.000. Madonna. Si vede che c'era un'interferenza. Ma anche la barra, bella. Bella, bella, in regalo poi, quindi. No, Minchia. sto Vai. arrivando a vederla anche. Puoi essere soddisfatto proprio. Bene ragazzi, eccoci qua che stiamo arrivando a casa con la nuova trebbia nuova. Di proprio pulita, linda. Grande offerta. È stato cordialissimo quel nostro venditore. Adesso la riposizioniamo un attimo qua perché non c'ho Ma se posto. stai attento a non investirmi. No, no, te se stai proprio dietro dalla barra, ma. Bene ragazzi, per questa puntata carica di acquisti e svendite e tutto, tra venditori molto cordiali e tutto. Bene, vi salutano i nostri due giocatori. Ecco. Ciao ciao. Bene, per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi. Ciao ciao! Thank you.